O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti. Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via, improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli. Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dal libro dell'Esodo. Un giorno Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: dice il Signore, il Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Il Faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele. Risposero: il Dio degli Ebrei si è presentato a noi. Ci sia dunque concesso di partire per un viaggio di 3 giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Il re di Egitto disse loro: perché, Mosè e Aronne, distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori. Il Faraone aggiunse: ecco, ora sono numerosi più del popolo del paese. Voi li vorreste far cessare dai lavori forzati. In quel giorno il Faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi scribi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. Si procureranno da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano prima senza ridurlo. Perché sono fannulloni, per questo protestano. Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque il lavoro su questi uomini e vi si trovino impegnati, non diano retta a parole false. I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al popolo: ha ordinato il Faraone, io non vi do più la paglia. Voi stessi andate a procurarvela, dove ne troverete, ma non diminuisca il vostro lavoro. Il popolo si disperse in tutto il paese d'Egitto a raccattare stoppie da usare come paglia, ma i sorveglianti li sollecitavano dicendo: porterete a termine il vostro lavoro ogni giorno il quantitativo giornaliero, come quando vi era la paglia. Bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sorveglianti del Faraone avevano costituiti i loro capi, dicendo:
Perché non avete portato a termine anche ieri e oggi come prima il vostro numero di mattoni? Allora gli scribi degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare dicendo: «Perché tratti così i tuoi servi? Paglia non vien data ai tuoi servi, ma i mattoni, ci si dice, fateli. Ed ecco i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni. Per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate. Non vi sarà data paglia, ma voi darete lo stesso numero di mattoni». Gli scribi degli Israeliti si videro ridotti a mal partito quando fu loro detto: «Non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni». Quando, uscendo dalla presenza del faraone, incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, dissero loro: «Il Signore proceda contro di voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci». Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo». Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone. Con mano potente li lascerà andare. Anzi, con mano potente li caccerà dal suo paese». Mosè venne dal faraone e gli annunziò la parola del Signore: «Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto. Il Dio degli ebrei mi ha mandato a te per dirti: lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto». Dal commento sui Salmi di Sant'Agostino, Vescovo. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Chi è colui che parla? Sembrerebbe una persona sola, ma osserva bene se si tratta davvero di una persona sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore è angosciato». Dunque, non si tratta già di un solo individuo, ma intanto sembra uno, in quanto uno solo è Cristo, di cui noi tutti siamo membri. Una persona sola, infatti, come potrebbe gridare dai confini della terra? Dai confini della terra non grida, se non quella eredità di cui fu detto al Figlio stesso: «Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra». Dunque, è questo possesso di Cristo, questa eredità di Cristo, questo corpo di Cristo, quest'unica Chiesa di Cristo, quest'unità che noi tutti formiamo e siamo, che grida dai confini della terra. E che cosa grida? Quanto ho detto sopra. Ascolta, o Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco. Cioè, quanto ho gridato a te, l'ho gridato dai confini della terra, ossia da ogni luogo. Ma perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in angoscia. Mostra di trovarsi fra tutte le genti, su tutta la terra, non in grande gloria, ma in mezzo a grandi prove. Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove, e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se stesso se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere, ma il combattimento suppone un nemico, una prova. Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non viene abbandonato, poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le membra possono sperare di giungere là dove il capo le ha precedute. Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé quando volle essere tentato da Satana.
Leggevamo ora nel Vangelo che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu, perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te l'umiliazione, da sé la tua gloria. Dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Se siamo stati tentati in Lui, sarà proprio in Lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato. Perché non consideri che Egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in Lui, ma riconosci anche che in Lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo, ma se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando sei tentato. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno. Io sono con te per salvarti, dice il Signore. Non cadrai di spada, ma ti sarà conservata la vita. Io sono con te per salvarti, dice il Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.